Ciao da Avsim! Che cosa rischia la Juventus sul piano sportivo da questa situazione veramente complessa che cerco di comprendere io per primo e poi di spiegarvi compiutamente con chiarezza. Quindi grazie per l'attenzione, grazie per gli attestati di stima anche su Twitter, non dovete. Cerco semplicemente di fare il mio lavoro e l'attendibilità che potete riconoscermi spero di conquistarmela Video dopo video, da zero, da capo, ogni giorno, perché non mi piace essere trattato con riconoscenza. E infatti, come ho sempre predicato, non bisognerebbe trattare nessuno con riconoscenza, ma bisognerebbe osservare e giudicare i risultati volta per volta, tempo per tempo. Cosa rischia la Juve? Qualcuno che ama le lavanderie ci ha fatto anche una maglietta, chissà che non inserisca anche questa maglietta nella sua eh, lavanderia molto goliardica, ma andiamo avanti e pensiamo, appunto, parliamo di che cosa rischia la Juve dal punto di vista sportivo, perché al di là del tweet di Tebas del presidente della Liga, che vediamo anche un attimo, che è una questione politica eh, c'è anche l'apertura di una nuova indagine da parte della procura della FIGC per quanto riguarda specificamente la manovra stipendi. Ora noi sappiamo, intanto vediamo il tweet di Tebas che se la prende con Andrea Agnelli e dice "Avete manipolato tra virgolette bilanci, valutazioni, documenti per ingannare tra virgolette Mette le virgolette per evitare una querela: le autorità pubbliche, gli sportivi, gli azionisti tifosi avete anche voluto ingannare il mondo del calcio con la bontà della Superlega, Le vostre dimissioni sono una grande notizia eh, in italiano, naturalmente. Il presidente Tebas, che accompagna questo tweet anche con il comunicato eh, della Liga eh, che chiede sanzioni per la Juventus. ecco. La Liga può chiedere sanzioni per la Juventus? Molti dicono: Ma guardate in casa vostra, guardate cosa avete combinato con il Barcellona e ci sta. No, comunque la Liga non può chiedere alla UEFA sanzioni per la Juventus, deve farsi i fatti suoi, e perché comunque non c'è un'azione un che la Liga può attivare presso la UEFA nei confronti di un club che, tra l'altro, non fa parte della Liga, non è, non è federato con la Liga ma con la Lega Serie A. Quindi un'invasione di campo, un'invasione di campo da rispedire al mittente, comunque. Perché la UEFA se deve indagare, indaga di per sé. È chiaramente una presa di posizione politica perché Tebas si è già scagliato contro il Paris Saint Germain, contro il Manchester City, perché tolgono valore alla, alla Liga anche per quanto riguarda i diritti TV. E poi c'è la questione Superlega. Tebas, da questo punto di vista, è un fidato di Ceferin, quindi sappiamo come la pensi sulla Superlega. Infatti, nel Twitter c'è un attacco ad Agnelli. Più che altro prendendo le mosse dalla Superlega e cogliendo l'occasione per dire evviva vi siete dimessi perché avete ingannato. Ecco, sostenete il basso che avete ingannato. Sorvoliamo su questo, ma era giusto parlarne. L'apertura di una nuova indagine, però, relativamente a questi emolumenti, a questi pagamenti, ricordiamo che cosa è venuto fuori dall'inchiesta, intanto circola. Il documento ufficiale del, del, dell'avviso 415 bis eh, agli indagati in cui ci sono le bozze diciamo, di, di, di imputazione, cioè i capi di imputazione provvisori che, che di solito poi vengono trasposti fedelmente nella richiesta di rinvio a giudizio che sta per arrivare, sembrerebbe eh, entro Natale, e poi anche nel capo di imputazione finale che porta a giudizio, ma comunque sono provvisori. Tendenzialmente definitivi, e da quello capiamo che cosa, di che cosa vengono accusati, e cosa viene accusata la Juventus. Dobbiamo partire da quello, ma dobbiamo fare una piccola premessa. Poi arriviamo a che cosa dice invece il codice di giustizia sportiva, perché qui chiaramente è facile per i tifosi giuventini avere paura e dire cosa rischiamo la retrocessione. Vediamo dopo in quale caso la Juve rischia la retrocessione e quanto eventualmente è ipotizzabile, non dico probabile, ma quanto è ipotizzabile ad oggi. Ma poi ci sono i non-juventini che dicono, la Juve ha fatto questo, questo, questo e quest'altro, la retrocessione è il minimo, oppure speriamo che retrocedano, devono retrocedere, non, la non retrocessione sarebbe uno scandalo. Ecco, fortunatamente cari amici, vi, vi voglio magari deludere, ma fortunatamente non dipende dalla vostra singolare soggettiva percezione ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Meno male, perché se no saremmo nell'ambito dell'arbitrio. Dell Invece c'è una legge sportiva e ordinaria che dice che cosa è giusto e che cosa è sbagliato la cosa più odiosa che possiamo immaginare non è detto che sia reato vi faccio un esempio molto spesso i vip si lamentano o anche personaggi comunque eh, importanti si lamentano di aver ricevuto in privato sui social messaggi con auguri di morte non è reato per quanto sia odioso ricevere messaggi di, con speranza che, che, che uno muoia non è reato riceverli assolutamente no, non è configurabile in nessun modo come reato se non come atti persecutori, quindi se ne ricevi tanti dalla stessa persona insieme ad altre condotte, allora può diventare reato. Ma ricevere, per esempio, mille messaggi da mille persone diverse, tutti che dicono: Spero che tu muoia, non è reato, anche se è una cosa che, riusciamo, che non riusciamo a, a, a tollerare. Quindi c'è una differenza tra quello che percepiamo come sbagliato e quello che è previsto dalla legge come reato. Questa distinzione è fondamentale per anche il passaggio da diritto ordinario, diritto penale e diritto sportivo. Quello che è oggetto, sarà oggetto di accusa nei confronti della Juventus sul piano penale, non è detto che sia rilevante sul piano sportivo. Dobbiamo quindi distinguere il fatto dalla qualificazione del fatto. Non sto a farvi una lezione di diritto, però un po' sì perché serve capire questo. C'è il fatto e c'è la qualificazione del fatto. Il fatto irrilevante, per esempio, io sto registrando questo video, è sicuramente penalmente irrilevante, ma è anche giuridicamente irrilevante. Cioè, non c'è una norma che eh, interviene per disciplinare il fatto che io sto registrando questo video o che voi lo state guardando. È una cosa che è, però è un fatto. Però è un fatto. È un fatto irrilevante, però è un fatto. Quindi quali sono i fatti che ha commesso eventualmente la Juventus per il tramite dei suoi dirigenti? Questo dobbiamo chiederci. Ce lo, dice, ce lo dicono i capi di imputazione e quindi la qualificazione di quei fatti. Cioè è chiaro che se poi all'esito del processo penale, se ci sarà nei confronti di chi e quanto durerà, si, si accerterà che. I dirigenti poi imputati della Juventus hanno commesso quei fatti, cioè sono vengono, condannati, vengono condannati per quei fatti, vuol dire che li hanno commessi secondo il diritto penale. E quindi dalla qualificazione to torniamo al fatto, cioè se l'hai commesso, eh, allora il fatto viene, viene accertato, viene verificato. Ok? Quindi la norma in qualche modo ci dice di che cosa stiamo parlando, quali sono i comportamenti. Ma dobbiamo vedere se questi comportamenti hanno poi una rilevanza sul piano sportivo, perché vi sto parlando delle possibili sanzioni sportive. Se una rilevanza non ce l'hanno o, eh, o, o diciamo è una rilevanza che ha dei limiti, ecco, bisogna stare a quei limiti, oppure se non c'è rilevanza, anche se sono brutti e cattivi, antipatici e si sono comportati male, non rischia nulla la Juve dal punto di vista sportivo. Invece rischia qualcosa e vediamo che cosa. Quindi questa distinzione è fondamentale. Ora andiamo appunto nello specifico, perché innanzitutto abbiamo eh, l'articolo 4 del codice di giustizia sportiva, dobbiamo guardare il codice di giustizia sportiva, è quello il documento, codice di giustizia sportiva FIGC, all'articolo 4 prescrive una serie, diciamo, di prescrive genericamente dei doveri di lealtà, di probità, che se vengono violati comportano le sanzioni previste a vario titolo, varie lettere dell'articolo 8, di tante gravità diverse e quindi con tante differenze quindi si va da una cosa eh, dall'ammenda alla, alla radiazione cioè c'è tutto ora di solito nelle inchieste eh, sportive l'articolo 4 compare sempre perché è un po una clausola generale ecco ti sei comportato male hai violato le norme quindi hai violato l'articolo 4 da dire eh, stavo facendo una precisazione prima che l'inchiesta sulle plusvalenze sulle plusvalenze si è chiusa con un nulla di fatto, probabilmente non può essere riaperta se non per nuovi, nuovi documenti. Nuovi documenti forse stanno venendo fuori, la procura della Figicili ha richiesti e forse ottenuti dalla procura di Torino e quindi può darsi che si possa riaprire anche quella. Ma intanto la procura Figicili ha aperto un'altra che riguarda la manovra stipendi. Qual è la differenza? È la differenza del fatto. Perché le plusvalenze fittizie si è chiuso nulla di fatto perché ci si è fermati rispetto alla constatazione che non fosse possibile stabilire che cosa è una plusvalenza fittizia. Perché non c'è neanche la definizione di plusvalenza se non quella contabile ma nel calcio ecco qual è, come si disciplina la plusvalenza cioè la cessione di un cartellino di un calciatore che ti genera un'entrata maggiore rispetto al costo storico. È questa è una definizione contabile, ma non è un giudizio di valore se è giusto o è sbagliato. Quindi su quello ci si è fermati, ma se si fosse andati avanti, cioè se ci fosse stata una definizione di plusvalenza e quindi di plusvalenza fittizia, la norma violata nel codice di giustizia sportiva sarebbe stata la stessa che andiamo a vedere tra poco, che si può ipotizzare per la manovra stipendi. Cioè non c'è una violazione plusvalenza fittizia nel codice di giustizia sportiva, non c'è una violazione manovra stipendi, ci sono delle conseguenze che riguardano in generale in l'aver generale, eventualmente fornito delle informazioni eh, irregolari, delle informazioni non vere, ricade tutto quanto lì. E poi in base alla discrepanza tra quanto reale e quanto dichiarato, si possono avere diverse sanzioni. Ma appunto andiamo a vedere nello specifico. L'articolo 8 prevede appunto le sanzioni. Vi mostro le più gravi perché sono quelle che vengono poi richiamate dal successivo articolo 31 che è quello l'unico che veramente ci interessa. E quindi come vedete si va dalla penalizzazione, lettera G, penalizzazione di uno o più punti in classifica. Se la penalizzazione sul punteggio è inefficace in termini di afflittività nella stagione sportiva in corso, è fatta scontare in tutto e in parte nella stagione sportiva seguente. Quindi G, penalizzazione uno o più punti. H. Retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria. La retrocessione all'ultimo posto comporta comunque il passaggio alla categoria inferiore, quindi G penalizzazione, H retrocessione, I esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria con assegnazione da parte del Consiglio federale ad uno dei campionati di categoria inferiore, cioè radiazione, cioè se in Serie A ti, capita, ti, ti becchi l'esclusione, riparti dalla Serie C, non dalla B. Questa è la differenza più afflittiva rispetto alla retrocessione. G penalizzazione, H retrocessione, I, I radiazione. L non assegnazione o revoca dell'assegnazione del titolo di campione d'Italia o di vincente del campionato, del giro di competenza o di competizione ufficiale. Quindi ci sarebbe eventualmente anche l'ipotesi Coppa Italia, Supercoppa Italiana, perché anche di vincitore, vincente, di competizione ufficiale a quanto pare, non soltanto campione d'Italia. Eh, quindi possibile revoca di scudetti, quindi revoca L, revoca. M non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni. E qui più o meno siamo nell'ambito eh, della, della radiazione, però possiamo immaginare anche, per esempio, una società che continua a giocare magari in Serie A ma viene esclusa dalla Coppa Italia, per esempio. È un'ipotesi molto rara di cui è inutile neanche parlare. N divieto di tesseramento di calciatori fino ad un massimo di due periodi di trasferimento, ma mi sembra che la N non sia un'ipotesi richiamata dalla norma dell'articolo 31. Quindi abbiamo detto G penalizzazione, H retrocessione, I radiazione, L non assegnazione o revoca titoli. Vediamo però anche le circostanze attenuanti all'articolo 13 perché ce n'è una molto molto importante ed è la lettera E. La lettera E ci fa capire anche perché siamo arrivati alle dimissioni del CDA anche sul piano sportivo. Aver ammesso la responsabilità o l'aver prestato collaborazione fattiva per la scoperta o l'accertamento di illeciti disciplinari. Nel senso, questo commissariamento, tra virgolette, di Juventus adesso con Ferrero, con Scanavino e con la permanenza di Arriva Bene che traghettano verso un domani che non conosciamo, è un commissariamento fattivo, di co collaborativo nei confronti eventualmente anche della FGC e della Procura che devono indagare per eventuali illeciti disciplinari, perché qui non stiamo parlando di illecito sportivo che quindi per quanto riguarda calciopoli era più grave in questa situazione l'aspetto sportivo è meno grave ma non è detto che non possa portare lo vediamo tra un attimo a delle conseguenze comunque gravi però l'attenuante dell'articolo dell 13 lettera E è importante e forse Elkan con chi lo, lo segue lo ascolta e lo coadiuva sapendo di questa ipotesi ha pensato non solo dal punto di vista della giustizia ordinaria ci puliamo la faccia e facciamo una bella figura dimostrando discontinuità rispetto a chi è indagato e sarà forse processato, ma, processato, ma anche davanti all'eventuale processo sportivo. Ora siamo in fase di apertura di indagine, passeranno mesi, forse ci sarà un processo, forse neppure quello. Perché cosa in quale caso arrivati a questo punto la Juventus rischia la retrocessione o la penalizzazione di punti e non soltanto quindi una sanzione pecuniaria Articolo 31. L'unico che ci interessa, non ce ne sono altri. Ho letto come è stato diffuso, da, come dicevo, da open il, eh, il 415 bis, e quindi sono andato a vedere che cosa, eh, quali sono le accuse nei confronti dei dirigenti della Juventus. Falso in bilancio, false comunicazioni, ostacolo alla, alla giusti, ostacolo alla a, sostanzialmente alla, alla consob, quindi all'organo di vigilanza, ostacolo alla vigilanza e false fatturazioni. Queste sono. Questi sono i fatti, eh, diciamo genericamente, inserendoli in una casella. Queste sono le quattro caselle che sono, non ce ne sono altre. Poi ci sono le accuse nei confronti di Juventus come società, ma non ci interessano. In questo caso sono questi quattro fatti, questi quattro fatti nella giustizia sportiva, come vengono valutati? C'è una norma, è l'articolo 31. Non ce ne sono altre che possono, eh, che, che prevedono... Questi fatti come astrattamente produttivi di, eh, meritevoli di sanzioni e quindi illeciti amministrativi. Articolo 31, violazione in materia gestionale ed economica. Primo comma, poi vediamo il 2 e il 3, perché sono cose separate. 1 costituisce l'illecito amministrativo, la mancata produzione, l'alterazione o la falsificazione materiale o ideologica anche parziale dei documenti richiesti dagli organi di giustizia sportiva, dalla commissione di vigilanza sulle società di calcio professionistiche Covisoc e dagli altri organi di controllo della federazione, nonché dagli organismi competenti in relazione al rilascio delle licenze UEFA e FIGC, ovvero il fornire informazioni mendaci, reticenti o parziali. Costituiscono altresì illecito amministrativo e i comportamenti comunque diretti a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica, nonché la mancata esecuzione delle decisioni degli organi federali competenti in materia. Non ci interessa questo. Salva l'applicazione delle più gravi sanzioni previste dalle norme in materia di licenze UEFA fi o da altre norme speciali, nonché delle più gravi sanzioni che possono essere irrogate per gli altri fatti previsti dal presente articolo. Cioè, quelli degli altri commi, la società che commette i fatti di cui è al presente comma è punibile con la sanzione dell'ammenda con diffida. Quindi, se verrà accertato che la Juventus avrà eh, mancato di produrre, omesso di produrre, e non credo che sia questo il caso, alterato eh, documenti anche parzialmente. Più che altro potremmo parlare di falsificazione ideologica. La falsi falsificazione materiale è per esempio la patente falsa, la falsificazione ideologica è invece un documento formalmente regolare, vero, che però contiene dei, dei, delle attestazioni false. Quindi un vero verbale eh, di sinistro stradale che attesta una cosa che non è avvenuta, per esempio, è una falsificazione ideologica. Un eh, verbale di sinistro stradale alterato, artefatto, e una falsificazione materiale. Questo per spiegare sono concetti che sono spiegati nel, nel nostro ordinamento, nel diritto penale, quindi in questo caso li dobbiamo andare a prendere da un'altra parte. Allora per spiegare, perché uno legge e dice qual è la differenza, la differenza è questa. La Juve può essere accusata al massimo di alterazione o falsificazione ideologica, non materiale, anche parziale. Quindi questo, se, la Juve, se i dirigenti della Juve hanno commesso questo, la sanzione sportiva per la Juventus è l'ammenda con diffida: quindi Amen che se ne frega: cioè ammenda con diffida, si paga e buonanotte paga la nuova dirigenza o la nuova proprietà o la stessa proprietà, e si va avanti e non c'è grosso problema. Quindi se si tratta semplicemente di documentazione irregolare, diciamo così, come potrebbe essere accertata dal processo penale, falso in bilancio, false comunicazioni. Quindi in questa, in questa situazione, in questa previsione dell'articolo 31, rientra sia la manovra stipendi 1, sia la manovra stipendi 2, sia eh, anche le eventuali operazioni incrociate, quindi le cosiddette plusvalenze. Ci rientrano tutte e tre. Nel processo sportivo, plusvalenze fittizie, la norma era questa, perché se tu hai alterato i bilanci in funzione delle plusvalenze, hai fatto una falsità ideologica. E quello poi... Bisogna vedere dopo che cosa succede in base alla gravità, eventualmente, ma la gravità eh, riguarda proprio l'entità dei numeri, cioè la quantità di, di soldi che hai, che hai spostato in un senso o in un altro, l'entità dell'alterazione a livello proprio contabile, lì fa la differenza. La manovra stipendi è la stessa cosa, non è che qui si sta parlando, poi c'è anche un articolo più avanti, l'articolo 33. Che prevede delle sanzioni anche di penalizzazione di punti del codice di giustizia sportiva per il mancato pagamento degli stipendi o delle tasse sugli stipendi, ma lì si parla più che altro di scadenze di pagamento non rispettate. Io non credo che possa rientrare. Eh, l'articolo 33 perché se c'è una discrepanza di contabilizzazione nella manovra stipendi cioè eh, ti dico che ti pago se succede qualcosa ma in realtà ti pago a prescindere ecco lì abbiamo eventualmente un problema contabile nell'ambito della giustizia penale cioè bisognava contabilizzare quei debiti in un modo sono stati contabilizzati in un altro ma non credo che l'averli contabilizzati in un modo piuttosto che in un altro abbia comportato eh, il, no, il mancato pagamento di stipendi e il mancato pagamento della parte di tasse, delle, part delle imposte sugli stipendi. Non credo, non credo, quindi io per il momento escluderei l'articolo 33. Poi, se nell'ambito della manovra stipendi eh, dell'inchiesta ci sarà anche l'articolo 33, farò un appendice e parleremo, andremo a specificare che cos'altro rischia la Juve da quel punto di vista. Per, per il momento escludiamolo perché secondo me non c'entra, perché lì parliamo di scadenze tempo per tempo e credo che la Juve comunque quelle tasse le abbia pagate, magari in un momento successivo. Eh, eh, perché appunto riteneva che l'obbligazione di pagamento tasse fosse scattata dopo e non prima, in base alla differenza di contabilizzazione. Ma qui sto diventando meno chiaro. Quindi la, tralasciamo l'articolo 33 e andiamo invece all'articolo 31, comma 2 e comma 3. Come vi dicevo, l'entità numerica. La quantificazione, comma 2, la società che. Mediante la falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi, ovvero mediante qualsiasi altra attività illecita o elusiva, quindi anche quelle previste dal primo comma, tenta di ottenere o ottenga l'iscrizione a una competizione cui non avrebbe potuto essere ammessa sulla base delle disposizioni vigenti. È punita con una delle sanzioni previste dall'articolo 8,1 lettere G, H, I ed L. G abbiamo detto che è penalizzazione, H è retrocessione, I è radiazione, L è revoca o mancata assegnazione di titoli. Queste sono le cose che rischia la Juventus. Ma, come vedete, già solo la G, cioè la penalizzazione di punti, scatta solo. Se queste eventuali violazioni hanno comportato l'indebita iscrizione al campionato, quindi una cosa, cioè devono aver alterato i bilanci talmente tanto da passare da non posso iscrivermi a posso iscrivermi grazie a queste manovre elusive, illecite, eccetera. Quindi se non c'è questa cosa così grave, una discrepanza enorme tra quanto è reale e quanto è dichiarato, la Juve i punti di penalizzazione non li rischia. Non li rischia. I punti di penalizzazione vanno assieme alla retrocessione, radiazione e mancata assegnazione di titoli. Sono nella stessa casella. È la stessa porta che devi aprire. Devi aprire la porta del comma 2 dell'articolo 31. Se non puoi aprire la porta del comma 2, i punti di penalizzazione rispetto a questi fatti non ci sono. Non ci sono. Come, come vedete, non è un fatto di quanto è grave o quanto è meno grave. È una cosa di tipicità se vai, se apri quella porta allora poi si vede la gravità ma se quella porta non la apri sei in un'altra stanza e dall'altra stanza non è che siccome sia, sono brutti e cattivi diamo i punti di penalizzazione non è previsto, non è possibile ma dobbiamo vedere il comma 3 però perché il comma 3 ci fa rientrare i punti di penalizzazione sotto altro punto di vista dice la società che pattuisce con i propri tesserati o corrisponde comunque loro compensi, premi o indennità in violazione delle disposizioni federali vigenti è punita con l'ammenda da 1 a 3 volte l'ammontare illecitamente pattuito o corrisposto. E vabbè, si paga e buonanotte. Cui può aggiungersi, può aggiungersi, può aggiungersi, non è automatico, la penalizzazione di uno oppunti più in classifica. Questa è la manovra stipendi nel caso. Cioè la manovra stipendi, come da nuova inchiesta della FIGC, può essere tanto l'articolo 33, secondo me no, quanto la, il comma 3 dell'articolo 31, che, eh, al di là, che non richiama l'articolo 8 che vi ho fatto vedere prima, che comunque potrebbe essere mitigato dall'attenuante dall articolo 13 co, eh, lettera E, abbiamo visto, ma eh, stabilisce delle sanzioni ben precise, specifiche. E quindi intanto paghi da 1 a 3 volte quello che, il, che, che illecitamente hai pattuito o hai corrisposto. E potrebbe trattarsi della manovra stipendi 1 e o della manovra stipendi 2, non lo so, non si sa. Oppure, oltre a questo... Ma comunque quello lo devi pagare, quindi, in aggiunta, eventualmente la penalizzazione dei punti di classifica, ma qui la retrocessione non c'è. Quindi, quanto la Juve rischia la retrocessione? Poco, pochissimo, se non nulla. Perché nella sola ipotesi in cui la Juve ha alterato le dichiarazioni al punto da ottenere una iscrizione al campionato che non avrebbe potuto ottenere senza quelle alterazioni, la prima sanzione sono i punti di penalizzazione. Per arrivare alla retrocessione deve essere accertata un'alterazione talmente grave per non parlare della radiazione. Quindi io non do percentuali, ma mi sento di dire che la retrocessione della Juventus ad oggi è praticamente impossibile. Praticamente impossibile. Poi se ci sono cose che non sappiamo, che non si intravedono neanche dagli atti dell'indagine finora, o che magari non abbiamo ancora letto, ecco, e poi vedremo. Vedremo se ci saranno ulteriori risvolti, ma ad oggi. Allo scoppiare di tutto questo marasma, la Juventus rischia al massimo e neanche pure punti di penalizzazione. Da scontare eh, probabilmente nel prossimo campionato, perché non credo si faccia in tempo con un processo sportivo in questo campionato. Ma mai dire mai. Questo però è anche per smentire chi dice che la Juve è accerchiata dal punto di vista giudiziario, perché come vedete la norma sta lì, lo sapevano. E se hanno commesso quello che hanno commesso, le conseguenze non, non sono arbitrarie da parte di un giudice che a un certo punto decide di attaccare la Juventus, ma si tratta semplicemente di giustizia. Giustizia giusta? Giustizia precisa, puntuale? Lo vedremo, seguiremo la vicenda e continuerò a tenervi aggiornati. Grazie per la vostra attenzione, davvero fatemi sapere nei commenti se è tutto chiaro, mettete like anche per farmelo sapere, ho cercato di essere chiaro, spedito ma eh, era un argomento complesso quindi sono comunque andato lungo. Continuate a seguirmi, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per tutti i prossimi aggiornamenti sul caos Juve perché ci sono tantissime 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 altre cose da dire e abbonatevi al canale a partire da soli 99 centesimi al mese per avere tanti vantaggi tra cui anticipazioni, video in anteprima, programmazione giornaliera e tanto altro. Ci vediamo molto presto e sempre forza Juve!